Signor Francesco, intanto complimenti, 100 anni è un bel traguardo, ma c'è qualche segreto, di solito si chiede sempre, non ce ne sono. Una vita comunque non facile, perché lei ha attraversato anche la guerra, momenti di... Guerra, tutta la guerra ho fatto, sono andato in Russia, siamo andati in Jugoslavia, siamo andati dappertutto con la guerra e poi... Ti sei anche tu. È servito come scuola di vita, cioè tante privazioni, difficoltà che hanno insegnato forse a apprezzare le cose piccole anche. Sì, sì. Beh, oggi è una giornata di festa, i brutti ricordi bisogna dimenticarli. Certo. Vedo che qui ha tanti giovani anche intorno, tutti i suoi nipoti immagino. I nipoti che sono venuti dall'Australia, la cognata anche dell'Australia. Addirittura? Addirittura, sì. Complimenti allora e tanti tanti auguri. Grazie, ringrazio te. Beh, signor Sindaco, fossero sempre così le occasioni a Palazzo Comunale, c'è da metterci la firma. 100 anni, un bel traguardo, una bella festa per questo concittadino. Ah, ha detto bene, questi sono i momenti di festa che danno un senso anche all'attività di un'amministrazione. Poter festeggiare un nostro concittadino che ha raggiunto questo importantissimo traguardo è personalmente per me motivo di grandissimo onore e di grandissimo piacere. Queste sono le persone che ci permettono oggi di essere qua a cercare di fare amministrazione in un paese libero, in un paese sano, in un paese virtuoso. Senza il loro impegno, sono vite che hanno attraversato guerre, hanno attraversato difficoltà economiche, difficoltà sociali, eppure hanno sempre tenuto alto, diciamo, il senso, una grande dignità, il senso di una vita improntata sul dovere. Io non posso fare altro che ringraziare questi concittadini come Francesco, che davvero in mezzo a tante difficoltà sono riusciti a portare avanti paese come Taggia, paese come la Liguria, come l'Italia. Quindi è un motivo di grande festa e di grandissima gioia da parte mia. Roberto Lavera, primario della struttura complessa di psicologia dell'ASL Imperiese, lei anche tra l'altro molto impegnato all'estero, perché so che le sue ferie le passa per aiutare popolazioni sventurate. Oggi qui un momento di festa con un amico, con una persona che conosce molto bene. Beh, 100 anni direi che sono un traguardo importante, fanno anche un po' di invidia portati come li porta questo signore. Sì, beh, tanto essendo il mio vicino di casa... Quindi abbiamo in comune il giardino, per cui sono più di 20 anni che lo vedo trafficare nel suo orto e credo che la mia presenza qua sia anche un po' in una veste di antropologo, perché mi piace pensare che nella storia di una persona come Francesco, che compie 100 anni, un uomo che ha fatto la guerra, che ha visto la storia anche del nostro paese, ci sia un po' il riconoscimento della nostra storia, della nostra collettività sociale, del nostro vivere insieme, delle nostre radici. Sappiamo tutti che il mondo sta cambiando molto rapidamente e che quindi anche il mondo intorno a noi, qui, oggi, cambia. Però ricordarci delle persone che sono qui e ricordarci della loro storia è un po' come ricordarci di noi e della nostra storia. Credo che un omaggio che abbiamo voluto fare, mio personale, è stato quello di fare una donazione alla mia associazione per ricordare Francesco, perché ormai sono tanti anni che opero in Sierra Leone e questo tra l'altro è un momento molto duro in Sierra Leone, perché piove tantissimo e ci sono alluvioni, ci sono stati più di 1000 morti. E proprio alcuni giorni fa in una struttura vicino alla nostra, a Lacca, vicino a Freetown, la capitale della Sierra Leone, un altro alluvione ha devastato un centro che ospitava dei bambini. E l'omaggio che abbiamo fatto anche in nome di Francesco è proprio quello di prendere più di 20 bambini che erano dentro questa struttura e di ospitarli dentro la nostra struttura. È un ulteriore sforzo, perché questi, già noi abbiamo molti bambini, siamo nei carceri minorili di Freetown, stiamo costruendo una scuola con tutte le difficoltà del caso. A me piace pensare che proprio nella storia di Francesco, nella sua storia centenaria, ci sia anche lo spirito di generosità che caratterizza gli italiani. Io sono un grande stimatore del mio paese e amo l'Italia per quello che l'Italia rappresenta nel mondo.
e voglio pensare che l'Italia possa dare nel mondo quello che ha di meglio, che è la sua generosità, che è la sua apertura alle culture, ed è questo sguardo sul mondo che in fondo ha creato un paese, uno dei paesi più belli del mondo intero. Uno dei nipoti del signor Francesco, Nicola, è arrivato apposta addirittura dall'Australia, è vero? Sì, 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 facciamo 16.000 chilometri e festeggiamo con zio, fa 100 anni. Ma da quanti anni è che lei è in Australia? Quanti anni che sono io in Australia? Io sono nato in Australia. Nato in Australia? Nato in Australia, sì, sì, figlio di calabrese sono. E rimane questo accento calabrese più dell'italiano? Sì, 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 è una cosa nel cuore. È una cosa del cuore, sì. C'ho parenti italiani, italiano mi piace tanto, sì, sì. Ma come si trova in Australia? Sì, sì, si sta bene. Si sta bene in Australia, sì, sì. Se no, questi viaggi non si potevano fare. Ci vuole la moneta. Ci vuole la moneta. E in Italia cosa ne dice di questa Italia? Forse è meglio l'Australia o meglio qua? No, dipende se c'è... ma che mi piace a me tanto, sì, ma se si poteva andare avanti non lo so, ma la gioventù vede qui, mi pare che non c'è tanto da fare perciò, per questo, ma la vita è bella, tante belle poste a visitare qui, sì. No. E questo zio fa un po' di invidia? Vorrebbe arrivare anche lei a 100 anni, voglio dire. Sì, no, ma io non ci arrivo a 100 anni. Perché? No, non la vita che facciamo a Australia, no, troppo bevere a Australia, alcol, no good, io do solo un po' di vino, non bevi, ma noi beviamo tutto. Troppo bevete, no? Beviamo, sì, fumare non fumo, ma un bevere no good. Simonetta è una delle nipoti di Francesco, anzi, per la verità al femminile è l'unica, perché sono tutti maschi gli altri. Due maschi e sono nata io, l'unica femmina. E hai preparato una cosa, uno scritto, sì, dedicato al nonno. Sì. Ce lo leggi? Certo. 100, non sono i giorni alla maturità, sono gli anni che oggi festeggi. Anni in cui hai pianto e hai gioito, anni di avvenimenti e di cambiamenti, dell'Italia in guerra, dell'Italia del benessere e purtroppo anche dell'Italia in crisi. Facciamo un piccolo passo indietro. Sei nato e cresciuto in un piccolo paese della Calabria, finché la patria ha chiamato e si è dovuto partire in guerra, tra il gelo della Russia. Non sono stati anni facili e tra i pochi, fortunati reduci, ci sei stato tu. Hai vissuto l'Italia monarchica, l'Italia repubblicana, hai visto regnare due re, 12 presidenti della Repubblica prendere potere e 9 papi cambiare. Hai subito la scomparsa prematura delle tue bambine, la malattia della nonna per la quale hai speso tutto l'amore di un marito dolce e premuroso. Ma hai provato anche la gioia di vedere tuo figlio, nostro papà, con nostra mamma sposarsi e la nascita di ben 3 nipoti, che hai sempre adorato e che oggi sono orgogliosi di avere un nonno come te. Sempre presente al parco giochi, all'uscita da scuola, a calcio, a basket o a danza, con le immancabili uova Kinder, l'estate e il mitico motocarro con cui ci portavi in giro facendoci sentire degli eroi. Un nonno che ci ha trasmesso un amore sconfinato. In questo giorno così speciale siamo fieri di aver preso da te un po' di sano e giusto menefreghismo e la capacità di non farsi abbattere da nessun avvenimento. Ci auguriamo anche tu, che anche tu sia orgoglioso di noi, come noi lo siamo di te, e perché no di ereditare anche un po' di longevità. Buon compleanno nonno e speriamo di riuscire a renderti il bisnonno, anche se temo dovranno passare almeno altri 100 anni. Speriamo non sia proprio speriamo così. Di no, un po' meno, dai. Francesco ha 2 figli, entrambi sposati, Katia è la nuora, una delle nuore di Francesco, la moglie del figlio più grande, giusto? Di Nicola. Di Nicola, che ha organizzato tutta questa festa. Ho dato fuoco alle micce, ho iniziato un paio di mesi fa perché ci tenevo a una cosa bella. Perché cent'anni. Non è vero che le nuore col suocero e i suoceri non ci vanno. Noi abitiamo praticamente insieme e mi occupo di tutto, perché abitando vicini è la spesa, poi lui è un uomo eccezionale perché vive da solo, si cucina da solo, però poi è normale, se sempre su e giù da casa a vedere cosa fa, cosa non fa, se sta bene, se ha bisogno. E l'amore che ho, io sono 29 anni e sono sposata con suo figlio e per me ormai è un papà e quindi... Questo è molto molto bello. Assolutamente. Speriamo che trasferisca un po' del suo spirito, perché così poi festeggiamo anche i suoi 100 anni. Magari, ma è impossibile, io non ho questo DNA. Mio marito può darsi, perché
Anche lui ha quasi 70 anni, ma nessuno lo dice che ha 70 anni. È eccezionale. Beati loro, il ceppo è buono. Un bel DNA, sì, sì, certo. Grazie ragazzi. Complimenti. Eccezionali, veramente. Grazie.